Bentornati a Tutto Rugby. Dopo un anno in Argentina, un anno sabbatico, no, in realtà un anno di aggiornamento per vedere come si lavora in terra sudamericana. Ci siamo e cominciamo adesso con internet finché sistemiamo il discorso televisivo. Ci siamo con la base, che è la verità di questo rugby, come l'ha detto anche il nuovo presidente Gabazzi. Quindi siamo nella presentazione di un club che ci crede tantissimo al vivaio, un club che sta lavorando da tanti anni in Francia Corta, quindi momento di conoscere questi dirigenti e anche i ragazzi che lavorano per fare crescere il rugby in Italia. E adesso vi presento l'Under 6 e 8 del rugby rovato, le nostre nuove leve. Con gli allenatori Dario Marzetta, Fabrizio Bonetti, Manuel Saloni, Luca Rossetti e Arnaud Brunelli. E gli accompagnatori Fabio Bonassi, Ottavio Gamalero, Oscar Furli e Martin Rossi, le nostre nuove leve, i pilastri, l'Under 6 e 8 del rugby rovato. Beppe Lanzi quest'anno comincia il suo lavoro come direttore generale di questa società, quindi cosa significa questa sfida per te, Beppe? Ma innanzitutto è un rientro comunque in una società che ci lega un affetto, una stima da anni come giocatore capitano della Leonessa. Per me è uno stimolo grandissimo e voglio comunque quest'anno fare un ottimo lavoro. Ci sono tutti i presupposti, iniziando dal settore giovanile, ai ragazzi, alla struttura, quindi tutta la mia esperienza quest'anno cercheremo veramente di metterla a frutto. L'amministrazione comunale comunque vi viene incontro perché avete anche in costruzione un secondo campo. Sì, quest'anno c'è il secondo campo che sarà pronto per la stagione prossima. Questo rende la società Rugby Rovato una delle società più attrezzate sotto questo aspetto, perché avere due campi illuminati adiacenti uno all'altro, veramente una struttura da top 10 questa qui. Comunque la vetrina è sempre la prima squadra, e come affrontate il campionato di Serie B? Diciamo che la vetrina è la prima squadra è l'espressione quasi totalmente del settore giovanile, e questo per noi è un vanto, integrata da alcuni ragazzi da fuori che comunque indossano questa maglia sempre al 100%. Quest'anno sarà un campionato, non dico difficile, ma sicuramente con due squadre che addirittura una proviene dalla 1, che è il Grande Milano, sì, e l'altra che è la SR, quindi sicuramente molto competitivo. Obiettivo almeno arrivare al quarto posto come l'anno scorso? Diciamo che gli obiettivi è quello di fare un buon campionato guardando verso l'alto della classifica, poi vediamo quello che succede durante l'anno. Secondo te, per quanto riguarda il tuo compito, qual è la cosa più importante da sviluppare? Diciamo che quello che è il mio compito principale praticamente è occuparmi di tutta la struttura a tempo pieno, anche dell'apporto con il settore tecnico, quindi nel coordinamento, nell'organizzazione di eventi. Per quanto mi riguarda è anche lavorare su eventuali sponsor della zona, quindi è un lavoro molto ampio raggio che mi richiederà comunque tanta passione e tanta energia. Under 10! Gamalero, Furli e Rossi, Emanuele Borboni, Pierangelo Ceretti, un bel applauso, e i loro accompagnatori Cristiano Bertossi, Pierpaolo Franceschelli, Lino Loda e Raul Jorge Pecollo. L'Under 12. Federico Quaglia, Flavio Tironi,
Pierluigi Bianchetti e Francesco Vecchi. Grazie ragazzi, eccoli qua, l'Under 14 in assetto da combattimento. Lealtà e coraggio, e dove perdere non significa niente di più di aver perso una partita. Fiorenzo Gobbi e Cosimo Corvino, gli accompagnatori Ferruccio Gnalli, Fabiano Rotta, Angelo Baifredi, Fabio Zammarchi e Eugenio Raineri. Grazie ragazzi. Larga 16. Grande formazione. E partecipano al campionato di Elite con i loro allenatori e i loro accompagnatori Dario Facchi, Massimiliano Berardi, Vincenzo Garavano e Enzo Febretti. Robatto in questi anni sta lavorando tantissimo nel settore giovanile. Nella tua prima squadra si vede il frutto di quel lavoro? Ma sicuramente sì, abbiamo inserito tanti giocatori che provengono dall'Under 20 e nella nostra rosa, che è di 38 giocatori, di fatto 33-34 sono giocatori che sono stati formati nelle giovanili del rugby Robatto. Quest'anno abbiamo 4 giocatori del 93 e 3 giocatori del 94 e secondo me c'è anche la possibilità che qualche altro 94 che adesso è aggregato all'Under 20 possa esordire in campionato da noi. Tu, oltre ad essere l'allenatore, sei anche il direttore sportivo. Significa anche vedere come funziona anche il rugby giovanile, il rugby nella scuola, quindi puntate tantissimo a quella sinergia. Sicuramente sì, abbiamo una collaborazione con le scuole ormai che dura da anni, continua, anche l'anno scorso in collaborazione con altri club abbiamo effettuato 3.000 ore di intervento nelle scuole e questo si riversa ovviamente nel grosso numero di tesserati che abbiamo nei ragazzini e nei giovani che fanno per sperare per proseguire questa attività al meglio. Comunque alla fine hai cercato di mixare anche con qualche veterano, quindi quelli veterani e sicuramente daranno una mano a questi ragazzi. Abbiamo dei giocatori esperti, tra cui sicuramente spiccano Enrico Podestà e Andrea Cavalleri, senza dimenticare magari Cosimo Corvino o altri che ci sono, che ci daranno sicuramente una grossa mano per poter far inserire questi giovani ai quali guardiamo con attenzione, ma sappiamo che dobbiamo avere anche pazienza per farli inserire bene. State già pensando alla prima partita? Sinceramente? Sicuramente sì, domani abbiamo l'ultimo collaudo che è il trofeo di Il Beta, ma la concentrazione è sulla prima partita d'esordio in casa con l'Ecco, che vogliamo vincere e far bene assolutamente. Momento di sentire i veri protagonisti, i giocatori di questa squadra, e ci siamo con due rappresentanti, io direi, importanti della prima squadra del Robatto, il capitano e il vice capitano. Mi chiamo Arturo Vezzoli, sono il vice capitano, gioco numero 8. Quest'anno ci attendono grandi cose, secondo me. La squadra ha perso i giocatori, ma ne ha acquisiti altri molto buoni. E vedremo da settimana prossima, con la prima di campionato, come reagirà la nuova formazione. Sono Alessandro Manchi, sono il capitano e gioco centro. Per quest'anno aspetto un'annata di sofferenza, perché le squadre sono molto forti quest'anno, ma speriamo che con l'allenamento e con la preparazione e i nuovi innesti si riesca a fare un buon campionato, insomma. Raccontatemi il vostro percorso. In che senso? Che senso? Quando ho giocato, cominciato a giocare? Non volevo un percorso di cosa. Stiamo parlando del rugby, uno dice comincia a 6 anni, a 7, a 10, 12. No, ho cominciato rispetto a tanti altri, un pochino più tardi, a 14 anni avevo. E mi ha avvicinato a questo sport mio padre, che è un ex giocatore, proprio ho iniziato a Robatto, poi mi sono sempre trovato bene ed eccomi qua ancora. Io ho cominciato in prima media nelle scuole,
e mi sono appassionato allo sport proprio a scuola e arrivata la terza media ho deciso di venire qui a Rovato a giocare e sono qui ancora. Quindi Rovato va alla scuola, quindi cerca anche di attirare e mostrare quello che è il nostro sport. Come l'hai vissuto questo processo che un giocatore o un incaricato del Rovato viene dentro della scuola? Come procede? Ma quando ero io ragazzino c'erano i giocatori dell'allora top 10 e facevano molta impressione, i tempi della Leonessa, sì. E però anche adesso la società sta facendo un lavoro fantastico con le scuole. Quando io ero ragazzo erano forse due o tre le scuole in cui c'era il rugby, invece adesso probabilmente quasi in tutte le scuole da Franciacorta viene fatto rugby e quindi si crea un bacino d'utenza impressionante per crescere questo sport, molto interessante. Per chiudere l'ultima, in tuo ruolo che giocatori prediligi? A me piace molto il Sudafrica e quindi giocando numero 8 Spies penso sia veramente buono, o anche Easter dell'Inghilterra. Ma il giocatore preferito adesso non so neanche se gioca ancora, ma è Ipkiss che giocava nei Leicester Tigers. Grazie, buongiorno a tutti. Inizierei subito a presentare i miei collaboratori, che sono Marco Lancini. Alessandro Gitti. Gli accompagnatori che sono Nino Blagojevic e Gianpietro Vezzoli. Briciola. Collabora con noi anche Giuseppe Capitanio. Insieme a loro e insieme ai ragazzi vogliamo divertirci e riuscire a far divertire il pubblico che verrà a vederci alle nostre partite. Della squadra fanno parte Alessandro Vanchi, centro e capitano della squadra. Arturo Vezzoli, numero 8 e vice capitano. Pierangelo Ceretti, apertura. Super Cannoncino Garofalo Santi, pilone. Alessio Curione, tre quarti centro. Cosimo Corvino, tallonatore. Dejan Blagojevic, parrucchiere e anche pilone. Zanni Marco, estremo. Angelo Baluffi, pilone. Jacopo Maffi, terza linea. Alessandro Cestaro, centro. Alessandro Firmalò, terza linea. Luca Salvi, neo papà, tre quarti centro. Andrea Mazzotti, tallonatore. Masneri Daniele, pilone. Di Marco, seconda linea. Giorgio Tavelli, pilone. Fabio Faletti, così recupero quella di ieri sera, seconda linea e pilone. Fabrizio Mangano, mediano d'apertura. Quest'anno si uniscono a questi che sono ormai dei veterani altri nuovi componenti di questa squadra. Vengono tutti dall'Under 20 e sono giovanissimi, quasi tutti. Sarà ancora Francesco a chiamarli, a nominarli. Un bel applauso, accoglierli, c'è bisogno di tanto coraggio per loro. Dalla nostra Under 20 vira indietro. Fatto Variselli, tre quarti centro. Riccardo Paganotti, numero 8. Luca Rossetti, minorenne, seconda linea. Stefano Gaibotti, estremo. Paolo Rocco, mediano di mischia.
Simone Quadrio Pilone. Dal Dalmine invece viene Mauro Gelmini, mediano di Mischia. Dal Brescia Andrea Barezzani, ala, e dalla bassa bresciana Luca Milani, numero 8. Oggi non sono con noi Enrico Podestà e Andrea Cavalieri, che sono impegnati in una partita di emergenza nella zona di Ferrara. Grazie Francesco, era unito a fare la foto. Ci dà molte soddisfazioni e spero che migliori addirittura il risultato dell'anno scorso del quarto posto. Poteva mancare a questo appuntamento l'allenatore di tre quarti della prima squadra del Robatto, che tra parentesi è un ex compagno di gioco quando sono arrivato a Brescia, un eccellente centro insieme a Alberto Campetti. E allora Marco, cosa significa questo lavoro che stai svolgendo questi anni qui a Robatto? Fa parte di un progetto che secondo me è molto importante, molto interessante, infatti è una sfida che ho accettato ancora 4 anni fa, partendo dal settore giovanile per arrivare adesso in prima squadra. Abbiamo visto negli ultimi anni i progressi, portando questi ragazzi che sono partiti dalle nostre giovanili ad arrivare a fare un buon campionato in Serie B. Il progetto continua, continuando a portare questi ragazzi dalle under in prima squadra, quest'anno in particolare. E questa è la cosa che più ci dà stimolo e che personalmente mi galvanizza di più. Avete l'eco che non è un cliente facile nella prima squadra in casa, state lavorando sicuramente già con quell'ottica di trovare una squadra che non è mai facile. Sì, molte squadre in questo campionato si sono ulteriormente rinforzate e qualcuno addirittura si appoggia a giocatori non italiani o presi da fuori. Noi continuiamo con la nostra politica, crediamo nella nostra politica e nei nostri giovani. I nostri obiettivi restano quelli comunque di fare un buon campionato, sapendo e siamo sicuri che i frutti prima o poi li raccoglieremo. I tre quarti, sei soddisfatto del lavoro che stanno svolgendo in questi anni? Sia il lavoro offensivo sia il lavoro difensivo stanno migliorando? Sì, abbiamo un lavoro specifico e stiamo lavorando molto su quello. Certo, il rugby tutti gli anni cambia, e per cui bisogna sempre stare un attimino aggiornati, modificare tutte quelle sono le organizzazioni di attacco e di difesa. Sto facendo il possibile per adeguarmi a quello che è adesso un rugby diverso, moderno, soprattutto alle regole che ci impone l'International Board. E personalmente sono contento. Tu per aspetto placcaggio non hai problema, quindi il gesto del placcaggio lo insegnerai bene, penso. Sì, anche se sappiamo benissimo che il placcaggio è per la maggior parte una dote naturale, comunque ci si allena sempre per migliorarsi comunque. Grazie. Grazie a te. Sono orgoglioso di presentarvi le Queens, squadra di rugby femminile, allenati da Laura Almizzi, che parteciperà alla Coppa Italia a 7. Le Queen del rugby Robatto, sicuramente le più fotogeniche. Vorrei ancora un grosso applauso per loro, hanno appena iniziato e hanno bisogno di tanto coraggio e di sostegno. Squadra, ancora una volta, ancora per quest'anno. Il rugby ha quello di bello che coinvolge anche le donne. Le donne hanno visto quest'anno un evento importante del Sei Nazioni, mi ricordo la partita Italia-Scozia, e queste due ragazze si sono un po', tra virgolette, innamorate di questo sport.
Quindi Clara, raccontami come è stato questo colpo di fulmine. Abbiamo visto la partita a marzo delle Sei Nazioni femminile e abbiamo deciso di cominciare e formare una squadra a Rovato tra le mamme che portavano i bambini all'allenamento e altre ragazze più giovani. Ad aprile abbiamo iniziato ad allenarci. Chiariamo che Clara è una mamma di un bambino di quanti anni? Sei anni. Sei anni. Sì. Gioca il bambino anche? Gioca nell'Under 8 a Rovato. Okay. Qui abbiamo l'altra Chiara, che anche lei è capitano, quindi che sensazione hai avuto quando hai visto quella partita lì, quella partita vera delle due nazioni? Ma effettivamente nel vedere le ragazze così impegnate, così decise e sono state bravissime, comunque già la passione per il rugby l'avevamo perché guardando i bambini ci siamo appassionate a questo sport e vedendo che comunque anche le ragazze possono far bene. Abbiamo voluto provare e effettivamente l'impegno c'è, ci divertiamo e speriamo di riuscire a far bene. Come sta funzionando adesso? Vi allenate quante volte alla settimana? Ci alleniamo due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, con un'allenatrice. L'allenatrice come si chiama? Laura Almici. La conosco. Che aspettativa avete quest'anno? Ma noi affronteremo la Coppa Italia a 7 e inizierà il campionato, il primo raggruppamento il 28 di ottobre. E vediamo dove riusciamo ad arrivare. Non aspiriamo a arrivare ai primi livelli, però almeno qualche vittoria speriamo di riuscire a ottenerla. I ruoli in particolare? Ancora non ci hanno assegnato dei ruoli veri e propri. Nell'ultima partita abbiamo giocato lei come tallonatore e io apertura. Tu come ti chiami? Stefano. Ok. Ok. Momento del. Momento dei bambini che sono questi qua che tramandano questo nostro rugby, la tradizione del rugby. Infatti lui è molto vivace, questo qua è molto vivace. Abbiamo scelto il vivace. Quindi allora raccontami come ti chiami, dove giochi. Io non sento niente. Lo tengo io. Tengo io il microfono. Come ti chiami? Stefano. La madre è qua vicino, così la vediamo, guarda che bella mammina qua. Così si vede Stefano. In che categoria giochi? Che categoria giochi? Trovato? 8. Under 8? Adesso, dimmi la verità, verità, verità. Ti diverti il rugby? Il rugby ti fa divertire, ti fa. Sì. Quante volte vai a giocare al rugby? Due volte alla settimana. È tua mamma che ti porta, eh? Hai tanti amici? Sì. Come si chiama? Avete il capitano? Come si chiama il capitano? Nessuno capitano. No, come si chiama il capitano della squadra? Dario. Lo cambiano sempre. Lo cambiano sempre? Sì. Sì, è meglio, dai. E l'allenatore come si chiama? Dario Emanuele. Ok, allora io voglio insieme, un bel saluto. Un bel saluto, dai, alla ragazzi. Telecamera. Dicendo viva il rugby. Viva il rugby. Ok? Dai. Viva il rugby. Uno, due, ad alta voce. Tre. Ad alta voce. Vai. Viva il rugby! Signori, tra poco arriverà il buffet, però potete muovervi, Grazie ancora a tutti voi per la nostra squadra e i nostri ragazzi. Grazie ancora a tutti voi. Partecipano tutte le categorie e vinca il migliore. Grazie Presidente Davelli. Vorrei ringraziare ancora come nostro sponsor tutta la famiglia Pagani che ci è sempre stata vicina in questo sport e il nostro Presidente Beppe Pagani. Grazie, un applauso.